questo video voglio parlarvi di tre profumi che io ritengo profumi eleganti. Sono tre profumi che io non ho visto nessuna review, non se ne parla, non si dice niente. Non so, non credo di possederli solo io, ma se c'è qualche review che io non ho visto, chiedo scusa, però veramente io non ho trovato nessun video che parlasse di questi profumi. Non capisco il perché sono fantastici, ovviamente opinione mia personale. Allora, il primo profumo che voglio recensire è Van Cleef di Van Cleef & Arpels. È un profumo che non so se è ancora in produzione. Quello che so è che si trova su Notino, perché lì lo avevo comprato. È un profumo meraviglioso. Io prendo sempre dei gran complimenti quando lo indosso. È un profumo che io conosco da quando sono ragazza, perché lo acquistavo, mi piaceva tantissimo. La sua forma è la forma di un cristallo. Io tengo la 100 ml. È un profumo meraviglioso. È un profumo degli anni 90, questo lo tengo a precisare, però è un profumo che anche quando lo indosso a me non viene in mente un profumo degli anni 90, ma mi sento molto elegante. Allora, lui è un aromatico balsamico dolce speziato fresco, verde, non è definito anche verde, ma io verde non lo sento. Legnoso, sì. Contiene lampone, galbano nero, di calendula, bergamotto, fiori d'arancio, gelsomino, rosa geranio, sandalo, fava tonka, muschio, vaniglia, cedro nella base. È un profumo che su di me dura tante tante ore. È un eau de parfum, sì. Sì, è costruito come tanti profumi degli anni 90, ma attualissimo. Io ricevo tanti complimenti con questo profumo, che è aromatico. E ci sento quel dolce del lampone, della vaniglia. Il sandalo ce lo sento. E ci sento questo speziato fresco. È un profumo veramente buono che io avevo anche avuto la versione eau de toilette di questo profumo, e mi ricordo che era sempre, l'ho sempre trovato elegante, ma una volta lo avevo indossato e una signora mi aveva detto: "Sai, di bambino." Proprio vero che l'interpretazione dei profumi è davvero soggettiva. Io, per me, questo profumo qua, sia nell'eau de toilette che nell'eau de parfum, è un profumo elegante. Elegante, che di bambino non mi sa, ma questa è l'essere straordinario dell'essere umano, che ognuno sente un profumo diverso e lo interpreta a suo modo, insomma. L'altro profumo è un profumo molto elegante che mi piace tantissimo, e è l'Eau de Soie di Sisley. L'Eau de Soie di Sisley è un legnoso speziato fresco, aromatico, terroso, floreale. Contiene pompelmo, garofano, iris, gelsomino, ylang ylang, patchouli, muschio, rosa, mughetto, ginepro, pepe, muschio, ambra. È un capolavoro, secondo me, l'Eau de Soie. Elegante, dura tantissime ore, è molto persistente, lascia una grande scia. È un aromatico speziato, sì, uno speziato fresco, terroso, ma allo stesso tempo ambrato,
È da sentire, è magicamente elegante, mi piace tantissimo, l'ho usato anche in passato, l'ho ricomprato, insomma, sono capolavori, capolavori di eleganza. Poi, un altro profumo che mi piace molto Allora, questo profumo qua, il Van Cleef & Arpels, se lo troviamo su un prezzo di 45-50 euro. L'Eau de Soie, dipende dove lo acquistiamo, in profumeria secondo me costa veramente tanto perché credo superi le 100 euro. Io ho un 50 ml, sinceramente non ricordo se l'avevo preso nella mia profumeria che faceva lo sconto del 30% o se l'avevo preso online, scusate, io non mi ricordo, probabilmente nel video passato che ho fatto l'ho detto, dovrei andarmi a vedere quel video o se l'avete visto voi, meglio così. E comunque so che questo è un profumo costoso, anche questo online. Lo potete trovare un pochettino a meno, ma non tanto meno. I profumi di Sisley non li trovo molto economici online. Trovo che non si distanzino molto dai prezzi della profumeria. Poi un profumo invece che è più economico degli altri è di Lavande ed è Rosa Suprema. Un altro profumo che io trovo senza dubbio elegantissimo. Ho già detto che questo profumo a me ricorda un profumo dell'Avon, l'Elegance dell'Avon. Però l'ho fatto sentire a qualcuno e qualcuno mi ha detto no, che non ci sente l'Elegance, il vecchio Elegance dell'Avon che era buonissimo. Lo compravamo spesso, lo finivamo, lo compravamo, avevamo la nostra rappresentante Avon che era diventata anche un'amica. Io ero ragazzina, me lo ricordo, noi compravamo tantissimo dall'Avon. Una volta non c'era quello che c'è adesso, adesso si può scegliere di tutto e di più c'è. E l'eleganza a me piaceva tantissimo. Mi ricordo veramente che ne abbiamo fatto un uso di quel profumo. E io quando ho sentito questo qua mi ha ricordato Elegance e me lo ricorda ancora. Io tutte le volte che annuso questo profumo, che me lo do, lo indosso, c'è una nota che mi ricorda l'Elegance di Avon. È un profumo comunque saponoso dove è presente l'assoluta di rosa, ma io no. Allora, io amo la rosa di un certo tipo, la rosa presente qui non corrisponde a quella rosa opulenta, sensuale che piace a me, ma nemmeno a una rosa che non mi piace, perché questo profumo io lo adoro. Questo è un profumo che costa sulle 28 euro. Lavande ha una fascia di profumi sulle 21, 22 euro, 20 e altri che costano 28. E questo è uno di quelli che costa un pochino di più. Qui abbiamo delle note fiorite, legnose, c'è l'assoluta di rosa, il gelsomino, la mimosa, il pepe nero, il musco, il sandalo e il legno di cedro. Io veramente inviterei tanti ad andare a sentire Rosa Suprema perché mi ricorda appunto questo mitico profumo dell'Avon. Io la rosa, proprio come rosa, non ce la sento, ma sento un profumo floreale con una rosa particolare, un profumo saponoso che sa di sapone, di pulito, ma al tempo stesso persistente. Su di me questo qui dura tanto. Lui si impregna bene sia alla pelle che agli indumenti, lasciate la scia, una scia pulita,
È anche forte come profumo, secondo il mio naso. Forte, dolce, veramente ottimo, ottimo profumo. Mi dispiace che non sento tanto parlare di questi tre profumi qua, che io reputo veramente essere dei profumi eleganti, eleganti. E li amo da tempo. Vi dico la verità, questo ho paura di finirlo perché lo so che non è facile trovarlo. Io avevo iniziato a utilizzarlo, mi sembra, sui 20-25 anni e me ne ero veramente innamorata di questo profumo. E a tutt'oggi ricevo complimenti, molti complimenti, quando lo indosso. Come ricevo complimenti quando indosso l'Eau de Soie. L'Eau de Soie è davvero un profumo signorile con una punta leggermente retro vintage che però lo rende attualissimo e fantastico, fantastico profumo. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Ho appunto dalla mia collezione ho preso soltanto tre profumi, ho altri profumi che secondo me sono eleganti, ma ho voluto dedicare la mia review a questi tre profumi che vi ho già fatto vedere, ma che ho voluto ripresentare, riproporre come eventualmente un'idea per andare in profumeria e risentirli. Io vi mando un grosso bacio e spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile e vi abbia dato qualche spunto.